Il libro che Chiara ha scritto si chiama Death's Politica e vorrei entrare un po' subito nel merito delle cose di cui discuteremo. La prima cosa che si nota del tuo libro è che, diciamo, hai fuso un po' la tua esperienza da giornalista politica per Bloomberg, che è sta agenzia che poco fa è definito una macchina gigantesca, cosa che fosse un po' malvagia anche. Questa appunto agenzia per cui ti occupi di politica a Roma, per cui segui Palazzo Chigi, per cui segui il governo, e la tua esperienza invece personale da mamma di un bambino e da genitrice di una coppia omogenitoriale che ha avuto un percorso e anche, diciamo, una vicenda giudiziaria che racconti nel libro, e poi ci arriveremo. Volevo chiederti, volevo fare una domanda un po' meta, cioè come sei riuscita ad armonizzare queste due facce della stessa medaglia, che sono per te appunto quella di insomma il tuo incarico da giornalista politica e da persona che in qualche modo subisce le conseguenze delle cose di cui ti occupi tutti i giorni, perché appunto in materia di diritti ci sono varie decisioni da parte del governo, da parte degli enti locali, da parte dei tribunali, che appunto condizionano la tua vita quotidiana. Come hai fatto a bilanciare queste cose, a metterle entrambe nel libro? Buonasera a tutti, intanto grazie di essere venuti così numerosi, grazie a Chiara per essere qui, grazie a Carola e al Circolo dei Lettori per ospitarci. La risposta a questa domanda ha due fasi. La prima è perché la parte personale è venuta dopo. L'idea iniziale del libro era quella di scrivere un libro sulla politica italiana, proprio a partire dal governo Draghi. Per fortuna abbiamo aperto più a come funziona la politica, perché il governo Draghi è caduto improvvisamente mentre stavamo finendo il libro, quindi diciamo la parte sul governo Draghi è stata un po', diciamo, ridimensionata, perché chiaramente il governo non c'era più. Tra l'altro la tua vicenda giudiziaria ha coinciso quasi interamente col governo Draghi, no? È iniziata ed è finita con... Sembra quasi, diciamo, che sia uno stratagemma letterario il fatto che il giorno in cui cade il governo Draghi io riceva una chiamata da parte dell'avvocato che racconta la sentenza con cui diciamo la mia famiglia ha avuto la certificazione dell'adozione. In realtà no, è successo davvero, era talmente bello che io poi raccontandolo diciamo ai miei colleghi, alle mie editor, mi hanno detto no, questo dobbiamo usarlo nel libro. Io ero molto molto scettica nel raccontare la mia storia personale in un libro, perché appunto io scrivo per Bloomberg è un'agenzia stampa internazionale fondata da Michael Bloomberg, un miliardario che negli anni 80 ha detto io vorrei un'agenzia stampa, ecco, la fondo, nel corso degli anni ha assunto 5.000 giornalisti e noi abbiamo una missione che è quella di raccontare la realtà sempre partendo dai fatti. Quindi qualsiasi parola che io scrivo nei miei articoli viene pesata dai miei capi, che mi dicono ma sei sicuro che questa connotazione, che può essere un aggettivo, sia corretta? E questo nel corso degli anni, io lavoro a Bloomberg da 7 anni, mi ha lentamente estratto il cervello dalla testa, quindi io non ho più giudizi su niente. Anche ora che tu hai detto subiamo le conseguenze, il verbo subire ha una lieve, non l'ho usato a caso, ha un lieve connotato negativo che a me ha dato quel brivido di oddio, subire non è corretto, e quindi ecco, c'è stato quel percorso di, essendo io ormai un robot dell'informazione, ho raccontato la mia storia completamente da una prospettiva robotizzata. E questo mi permette, o mi ha permesso, di non dare dei giudizi su quello che ha affrontato la mia famiglia, ma semplicemente di raccontarlo in modo completamente asettico, come se fossimo in una camera, in una sala operatoria in cui tutto è disinfettato da giudizi. E lo stesso è successo poi quando è uscito il libro, che pure questo per caso non l'ho architettato io, è uscito proprio in dei giorni in cui il tema di cui parlo, ovvero i riconoscimenti delle famiglie omogenitoriali, era molto nell'occhio del ciclone, perché Milano e altri comuni avevano interrotto in seguito alla richiesta del Ministero dell'Interno i riconoscimenti per le famiglie, ma questo è un grande tema, possiamo parlarne ancora e con punti di vista differenti. Ecco, mi ha permesso di trovarmi di fronte a delle situazioni in cui mi veniva chiesta un'opinione e schivare abilmente, prendere una posizione, perché non ho un giudizio, io racconto e osservo i meccanismi che succedono. E quindi lì sono stata molto contenta in realtà di aver utilizzato la storia della mia famiglia, devo dirti la verità. Finché è uscito il libro ero molto indecisa, perché mi sentivo molto esposta.
e non era quello che volevo, non volevo diventare un simbolo di una posizione di una, o di una lotta, volevo semplicemente che passare il messaggio che la politica conta per ciascuno di noi, è appassionante, è interessante perché ci riguarda, perché non è distante, non è mai distante. Anche quando noi pensiamo sia distante, zacchete, arriva. E da tanti punti di vista, non solo sulle famiglie, sui diritti, ma anche sulle tasse che paghiamo, su come si paga la multa, su dove andiamo a scaricare il nostro certificato anagrafico. E sono contenta di avere avuto l'occasione di raccontare anche questo attraverso una storia molto personale, perché molte persone mi hanno detto, ok, perché c'eri un po' di te, c'era un po' di te, c'era un po' di umanità, l'ho letto, l'ho capito, mi sono interessata. Su questo volevo coinvolgere l'assessora Foglietta, perché anche lei ha avuto una storia che ha avuto grandissimo risalto nazionale 5 anni fa, poi adesso appunto da 1 anno e mezzo in carica qui in comune. Lei invece come ha vissuto questi anni in cui appunto i diritti, come diceva Chiara, sono... tornano spesso nell'agenda nazionale, tornano spesso sulle prime pagine, e sono anni in cui appunto immagino insomma che lei abbia avuto un ruolo pubblico che si è espanso, prima è stata consigliera, poi come tutti sapranno qui in sala oggi si occupa di credo 17 deleghe, ce le stava elencando prima. Come ha vissuto questa fase in cui appunto il pubblico e il privato si sono un po' mischiate nella sua vita? Il domandone proprio. Allora, innanzitutto grazie. Allora, avere una vita pubblica non è mai facile. Partiamo da questo presupposto, ma chi ha una vita pubblica se la sceglie. Nessuno mi ha obbligato a fare quello che faccio, nessuno mi ha obbligato a candidarmi nel 2016 e tantomeno qualcuno mi ha obbligato, cioè un po' il sindaco però, a fare l'assessora di questa città nel 2021. Io dico sempre una frase che quando una persona non si occupa di politica, la politica si occupa di te, e questa è una cosa vera, perché io ricordo le piazze del 2016, qui dietro in Piazza Carignano abbiamo fatto questa manifestazione, era una privata cittadina e lì c'era la vera società civile, no? Era il momento in cui c'era in discussione la legge sulle unioni civili, si sarebbe poco dopo stralciata l'adozione del Configlio. E lì non c'erano solo le associazioni LGBT, c'erano tutti e tutte, senza distinzione. C'erano le persone, insomma i nonni, le famiglie, i padri, le madri, l'imprenditore piuttosto che l'operaio, c'erano tutti. C'era anche la classe politica. Quando poi fai quel passaggio di occuparti della cosa pubblica, non ti rendi in realtà conto di cosa stai andando incontro, perché tu pensi sempre, sì vabbè faccio la consigliera comunale, ma... Quando poi decidi che la tua vita privata diventa pubblica anche lei, perché quando che sono la mamma biologica di mio figlio, di Niccolò Pietro, è diventato il caso nazionale, perché allora noi abbiamo tentato questa strada di chiedere il riconoscimento all'anagrafe di Niccolò come figlio di due mamme, allora non se ne parlava tanto, nel senso che se ne era parlato nel 2016, poi la comunità si è un po' anestetizzata, anche il dibattito pubblico si è un po' anestetizzato, perché c'è stata l'istituzione delle unioni civili, un po' la comunità secondo me si è accontentata, il dibattito si è sgonfiato, perché noi abbiamo un po' questo difetto che sistemato un problema si parla d'altro. Dibattito sia pubblico che a livello giornalistico. È chiaro che il nostro caso ha avuto un risvolto mediatico molto forte, da lì partì, lo riporta anche Chiara nel libro, quella che venne definita la primavera dei sindaci, che è stata molto lunga, è arrivata a Milano, si è interrotta da poco, a Torino purtroppo si è interrotta un anno fa, perché noi la lettera del prefetto è arrivata molto prima rispetto a quella che è arrivata a Milano, e adesso c'è stato uno stop. È chiaro che quando metti in gioco e in piazza e pubblicamente intendo la tua vita, non lo fai per te stessa, lo fai perché devi portare avanti una battaglia giusta, una battaglia che purtroppo nell'agenda politica non entra mai, o quando entra, entra in maniera molto sbagliata, e poi alla fine se ne occupano in pochi, le leggi si portano a casa quando hai i numeri. L'allora governo Renzi, un altro giorno leggendo il libro dicevo, l'allora governo Renzi, quanti governi sono passati dal 2016? 5.
Ma considero una media, dico nel libro, diciamo una media ogni 14 mesi, esatto. No? Voglio dire, facciamo i però calcoli. Da lì c'è stato il governo Renzi, poi c'è stato questo il governo Gentiloni. Questo governo alzerà la media rispetto ai 14 mesi. Entriamo ancora in questo governo Renzi, poi c'è stato il governo Gentiloni, Conte 1, Conte 2, Draghi, Meloni. Sono passati solo 5 anni, no, dal 2016 sono passati 6 anni, e comunque pochissimo. E non è che dalle unioni civili in avanti abbiamo avuto questa proprio propulsione di apertura ai diritti civili. Poi l'allora governo Renzi sbagliò tantissimo a non portare a casa lo Ius Soli, ma questo è stato un errore gravissimo perché ne paghiamo le conseguenze ancora adesso. È chiaro che occuparsi di diritti civili lo si fa un po' come bandierina, lo dico avendo una tessera di partito in tasca, anche quando sai che tanto non lo porti a casa, perché ci abbiamo provato. Anche alla fine del governo, neanche me lo ricordo, forse Conte 2. Alla fine del governo Gentiloni, secondo me. No, scusate. No, parlavo dello Ius Soli. Ah, ok, pensavo che... Ah, sì, era fine del Conte 2. Conte 2, e anche lì, sapendo che non hai i numeri, la provi, la battaglia, ma la fai per mettere una bandierina. Ecco, io lo dico a scanso di equivoci, queste battaglie qui non me la sento tanto di farle. Uno deve fare delle battaglie quando sai, non dico che ce la fai a portarle a casa... all'80%, ma almeno al 66%. Se sai che è una percentuale del 30%, magari eviti, perché sennò diventi la bandierina a livello giornalistico, ma soprattutto a livello cittadino. Senti Chiara, hai accennato poco fa nella tua storia personale, forse è il caso che la sintetizzi, perché magari non tutti qua in sala la conoscono, senza spoilerarne tutti i dettagli che si possono leggere. Abbiamo già spoilerato abbiamo spoilerato la fine, anche la data della fine. Quindi... Però anche tu la spoileri molto all'inizio nel libro, alla fine, quindi insomma più o meno. Puoi raccontarci un po' che cosa ti è successo, e vorrei farti già anche una domanda successiva, cioè... Cosa pensavi in quei mesi quando ti trovavi a dover occuparti di diritti nel tuo lavoro quotidiano, sapendo appunto che sul piano personale stavi subendo? A me questo verbo sembra adatto nel tuo caso, quello che intigna, hai subito. Vedi come intigna. Allora, io... Io e mia moglie, io mi sono sposata a Londra con una donna, uso la parola moglie, ci sono grandissimi temi, grandissimi dibattiti su questa cosa, usare la parola moglie o non usare la parola moglie quando si tratta di unione civile, non ho un'opinione su questo, credo che ognuno debba definirsi come si sente, come crede nella relazione, però in Italia non esistono le unioni civili, non esiste il matrimonio per due persone dello stesso sesso, esistono le unioni civili, che sono state quelle approvate dal governo Renzi nel 2016, che hanno due differenze fondamentali rispetto a un matrimonio tra un uomo e una donna, e sono l'obbligo di fedeltà, nel senso che due donne o due uomini che hanno un'unione civile non devono essere fedeli dal punto di vista, diciamo, fisico. Questo possiamo anche parlare del perché si è fatta questa scelta, anche su questo ci sono tantissime letture politiche, sarà interessante. E non hanno alcun diritto sui figli biologici dell'altra persona, e questa è una differenza rispetto a un uomo e una donna. È importante partire da questo per arrivare alla storia e ai diritti dei bambini, perché questa è la premessa. Quindi io e la mia compagna di allora abbiamo deciso di sposarci a Londra, dove abbiamo abitato a lungo e dove in parte vivevamo ancora, e siamo diventate, diciamo, sposate per la legge inglese e unite civilmente per la legge italiana, secondo una trascrizione molto meccanica che ha riportato l'atto di matrimonio in unione civile in Italia. Abbiamo iniziato un percorso per avere un figlio. In Italia due donne, due uomini, ma anche un uomo e una donna non possono accedere a delle tecniche di fecondazione che prevedano una terza persona, quindi un donatore esterno alla coppia. E quindi siamo andate in Belgio, dove abbiamo avuto un figlio. Io sono il genitore biologico. Nato questo bambino, eravamo appunto nella primavera dei sindaci dei diritti, iniziata proprio con i riconoscimenti a Torino, e quindi l'abbiamo riconosciuto a Fiumicino. Dove con, diciamo, una cerimonia abbastanza divertente anche che racconto nel libro, perché io avevo partorito da 4 ore, eravamo un po' fugate eravamo scappate letteralmente dall'ospedale lasciando un bambino di 4 ore, cioè, non avevo tanta voglia di far chiacchiere, devo dire, in quel momento, ma c'era stata insomma foto, cose, l'articolo sul Corrierino di Fiumicino, eccetera, perché è un tema sempre utilizzato un po' politicamente. L'abbiamo riconosciuto
Il nostro figlio a quel punto avevano i due come genitori riconosciuti dalla legge, carta d'identità, due cognomi. Passa un anno, io faccio la giornalista politica, cambiano un po' di governi, vabbè, questo insomma abbiamo detto, e arriva un'impugnazione dell'atto da parte della procura locale. Non si è ben capito come fosse nata questa idea di impugnare l'atto proprio da quella procura, abbiamo poi capito poi che era, diciamo, un cambiamento più ampio nella giurisprudenza. L'atto è stato impugnato e, diciamo, l'atto di nascita del bambino è stato cancellato. E quindi io mi sono ritrovata l'unico genitore biologico, mia moglie senza alcun legame con lui, il che è un problema pratico, concreto, nel senso che lei per esempio non poteva portarlo dal medico, non poteva chiedere un passaporto, non poteva viaggiare con lui fuori dall'Italia. E quindi abbiamo deciso di fare un percorso di adozione. Il percorso di adozione è un percorso molto standard ormai in Italia, è talmente standard che per la Corte di Cassazione è proprio un percorso previsto. E viene quindi, diciamo, la sentenza è quasi scontata, solitamente l'adozione viene concessa e quindi si ritorna alla situazione di tutela giuridica, ed è quello che è successo a noi dopo un anno. Il problema è che questo percorso di adozione prevede degli incontri con gli psicologi, degli incontri con gli assistenti sociali, che per molte famiglie sono fastidiosi, sono difficili. Arriva un assistente sociale a casa, bussa alla porta e controlla che tuo figlio abbia abbastanza giochi o le condizioni siano adatte a un bambino, riempie una forma. È un percorso studiato per dei minori in difficoltà, in stato di sofferenza. E quello che io ho raccontato, racconto nel libro, sono molto contenta di aver utilizzato la mia storia personale poi, proprio perché permette di renderla collettiva, in quanto tutti noi, pagando le tasse, qualsiasi sia la nostra situazione familiare, le nostre idee politiche, tutti noi, voi, avete pagato gli assistenti sociali che sono venuti a casa mia a controllare che mio figlio avesse il lettino. A me dispiace per voi, cioè, nel senso, questo lo dico con distacco, no? A me dispiace che delle persone che lavorano e che si trovano metà dello stipendio sottratto per le tasse abbiano dovuto pagare per uno psicologo che ha chiacchierato con me. Ora, devo dire la verità, io sono anche abbastanza, mi piace stare sul palco, mi piace parlare, insomma, lo faccio anche di lavoro, quindi non stavo benissimo con gli psicologi a raccontare la mia storia. Però mi dispiace, hanno perso tempo loro, hanno bevuto un caffè mediocre, va bene. E comunque alla fine l'adozione è arrivata lo stesso giorno in cui Mario Draghi è caduto, e quindi la mia famiglia ora è caduto, diciamo, quella è una grandissima lunga storia che anche racconto nel libro, a me appassiona tantissimo il retroscena su come è caduto il governo Draghi, ma probabilmente a voi un po' meno. Però ecco, devo dire la verità, dopo tutto questo, diciamo, percorso in cui siamo arrivati al punto di partenza, ovvero una tutela legale per il bambino che ha di nuovo da capo due cognomi, per un anno ce n'ha avuto uno solo, ma vabbè, non se lo ricorderà. Devo dire la verità, io in qualsiasi momento di questo percorso ho sempre cercato di essere molto distaccata nel mio lavoro, perché io nella mia quotidianità, ma questo già da prima che raccontassi questa storia, come cronista politica che lavora e non ha, lavora per un'agenzia internazionale, non ha un'affiliazione, non ha un'opinione, devo magari incontrare per un appuntamento alle 10 una persona di Fratelli d'Italia, alle 11 uno del PD, alle 12 uno della Lega e via dicendo. Non posso far sì che il mio giudizio sia influenzato da cosa pensano dei diritti civili, perché lo stesso potrebbe valere su quella legge sulle tasse, il decreto lavoro, il decreto fiscale. Attenzione, i diritti mi riguardano quanto le altre decisioni prese dal governo. Probabilmente forse mi riguarda di più quanto sono tassata rispetto a che diritti ho, no? E quindi lì c'è l'errore, pensare che io, perché sono sposata con una donna o un bambino con una donna, sia più sensibile a un tema dei diritti rispetto a una persona che non lo è. Perché i diritti riguardano tutti allo stesso modo, quanto le tasse, tutti allo stesso modo, quanto la viabilità di una città allo stesso modo e altri servizi allo stesso modo. Parlavamo appunto del fatto che a un certo punto qualcosa si sia interrotto, no? Nel discorso dei diritti, la concessione dei diritti. Io mi ricordo che quando è iniziata la primavera dei sindaci, io sono di Milano, si sentirà dall'accento, l'avrete capito, Milano anche lì è stato un po' capostipite nella registrazione dei figli e si aveva proprio la percezione, ma non solo a Milano, credo che in varie grosse città d'Italia, che i diritti si erano un po'
messi su un piano inclinato, no? Che ce ne sarebbero stati sempre di più per sempre più persone, perché la sensibilità stava cambiando, perché in quel momento c'erano dei governi un po' sensibili, poi non troppo, diciamo, a questi temi. Volevo tornare dall'assessore per chiederle che cosa si è inceppato rispetto a quel momento, perché poi chiaramente sono successe tante cose, il mondo è cambiato rispetto al 2016-2017, però perché, cioè, tornando indietro, cosa è successo in questi 6-7 anni che ha impedito di fatto quello che sembrava spianato verso un'autostrada allora? Ma allora io non userei il termine spianato verso un'autostrada, ma non per una eravamo questione... troppo ottimisti noi, diciamo. Nel senso, allora io quando si iniziò la discussione, allora la prima proposta di legge che fece Monica Cirinnà fu sul matrimonio egualitario, era il 2013, erano appena insediati, le leggi le porti a casa con i numeri, o ce li hai o non ce li hai. Ricordo, perché poi noi lo chiamiamo governo Renzi, si pensava che governasse, che la maggioranza fosse il centro-sinistra, e invece governavamo anche con una parte del centro-destra. Quindi io amo essere piacevolmente stupita nella vita, e se domani il presidente Meloni decidesse mai di fare una legge sui bambini delle coppie omogenitoriali, sarei contentissima. Non credo però che questa apertura la troveremo, che è la stessa apertura che non venne trovata quando bisognava contare i voti. Io quel periodo politico l'ho vissuto molto bene e tantissimo, sono andata tante volte con Monica Cirinnà a discutere, abbiamo chiamato, allora ero la tesoriera del coordinamento Torino Pride, che è l'associazione di secondo livello che si occupa, nacque tantissimi anni fa nel 2006 quando ci fu il primo Pride, della parata del Pride, è diventata tantissime altre cose di cui non vi tedio in questo momento. Allora, ognuno di noi, chi aveva una tessera di partito in tasca, chi non ce l'aveva, chi aveva l'amico parlamentare, chi non ce l'aveva, di contattare i parlamentari. Faccio parte di un grande partito in cui non è che proprio siano tutti a favore, questo ce lo dobbiamo dire. E quindi io dissi in una riunione, perché i diritti non sono né di destra né di sinistra, sì, anche qualche partito, però cosa succede? Scusate, è scappato, però cosa siamo succede? Una città giusta, insomma, esatto. E, comunque voglio dire, mi hai fatto perdere il filo del discorso, ma adesso lo trovo. Allora cosa succede? Che avevamo tutti l'obbligo, eravamo caldamente invitati a chiamare, e io dissi: guardate che è inutile che io chiami i parlamentari che non sono ad acqua, perché mi fate perdere tempo, proviamo a iniziare a parlare con quelli che sono lì che tendenzialmente nell'arco costituzionale dei partiti trovavamo in Forza Italia, che era più facile smuovere, e allora ci siamo messi lì a fare moral suasion. È stato banale, poi c'è stato tutto il periodo della votazione del canguro, non vi vorrei ammorbare, non vi ricordo come è andata a fine la votazione del canguro, e quindi l'allora proposta Cirinnà si stoppò e divenne iniziativa del governo. Ma io non sono stupita che in un dibattito politico, quando devi portare a casa una proposta di legge, una parte che te la deve votare e sulla quale devi contare nel governo ti chiede lo stralcio di una cosa, e fu l'adozione del confine. Al netto di cosa penso io della stepchild adoption, che non avrebbe risolto il problema, e ce lo stanno dimostrando adesso le cose, perché bisogna ottenere il riconoscimento alla nascita, che è una cosa molto diversa rispetto all'adozione del confine, allora almeno portammo a casa quello. Io ricordo che la discussione a livello associazionistico fu molto forte, perché ovviamente io dicevo: va bene chiedere il matrimonio egualitario, ma cerchiamo di portare adesso a casa le unioni civili, perché secondo me tra un po' non portiamo a casa neanche quelle. La storia mi ha dato ragione, non importa. Però cosa succede? Che al netto della questione dei diritti LGBT, noi ci siamo lasciati indietro tantissime questioni. Quindi noi tendiamo un po' a raccontarci la storia che vogliamo, lo facciamo da sempre, lo facciamo singolarmente, però io non sono stupita del fatto che siamo arrivati a questo livello, che poi la società civile sia molto più avanti della rappresentazione parlamentare, delle giunte, dei consigli comunali, questo è verissimo. Difatti
riempimmo Piazza Carignano, che qui dietro, quando ci fu la manifestazione Svegliati Italia il 23 di gennaio del 2016, e i parlamentari dicevano ancora l'utero in affitto, no? Cioè, tutti si ricordano quel dibattito lì, che fu una roba estenuante a livello psicologico, faceva schifo quel dibattito lì, no? Ecco, partendo da quell'assunto lì, io non è che mi aspetti dei grandi passi in avanti, sono conscia del fatto che le leggi le porti a casa se hai i numeri, e quando tu devi portare a casa devi mediare, la politica purtroppo fa quello, poi può piacere e può non piacere, ma se tu non hai i numeri, succede in tutti i livelli, c'è in un CDA piuttosto che in un'assemblea di un consiglio comunale, in una circoscrizione, in un municipio o in una giunta, se tu non hai i numeri devi smussare da qualche parte. Purtroppo allora ne abbiamo fatto questo errore di cadere sui figli, perché siamo caduti, tipo Draghi, siamo caduti sui figli e sulle figlie, è stato un errore che sarà imperdonabile per i prossimi sì, secondo me non dico 10 ma 5-6 anni. Abbiamo però messo in sicurezza i genitori, gli ipotetici genitori, scusate, ma allora le persone omosessuali non esistevano. L'istituzione delle unioni civili ci ha permesso di essere esistenti, visibili. Quindi io, che non sono esattamente stata popolare anziana, cioè proprio con la medaglietta, a lui riconosco che ha portato a casa l'istituzione delle unioni civili. Che non vuol dire ringraziarlo, vuol dire che almeno per una volta ci si è resi conto che bisognava istituire. Però perché non si è andati avanti rispetto a quel punto, cioè poteva essere un punto di partenza? Perché per esempio Forza Italia, che ha citato lei adesso, non si sognerebbe mai in questo momento di fare una battaglia da dentro al governo di destra sui diritti, mentre invece allora sembrava che ci fosse un'apertura, sembrava che quell'apertura sembrasse, cioè fosse un po' più concreta. È una domanda che volevo fare anche a Chiara. Sì, ma se Forza Italia vuole dare il suo contributo, può frenare, devo cercare un termine che non sia in su, deve frenare le esternazioni bestiali che arrivano da alcuni alcune altre forze politiche con cui fa il governo. Chiara, tu questa cosa l'hai vista, cioè ti sei dato una spiegazione sul perché appunto non si è mai andati avanti rispetto a quella legge voluta dal governo Renzi e portata a casa in qualche modo? Fare le leggi, io sono estremamente d'accordo con l'assessore sulla questione di base, ovvero servono i numeri. I meccanismi politici vanno capiti perché si ripetono e sono sempre gli stessi, e le leggi si approvano con i numeri, con la mediazione e con le alleanze, se un partito non è in grado di avere una maggioranza da solo. E in Italia, dato il sistema elettorale, la legge elettorale, nessun partito è in grado di avere una maggioranza da sola, neanche il governo attuale, che è un governo di coalizione. Allora, quando c'è stata la mediazione e il percorso che ha portato all'approvazione delle unioni civili, è stato talmente tribolato, talmente mediatico, talmente complesso, che si è avuta veramente una sensazione di liberazione quando è stata approvata quella legge, sulla quale siamo andati avanti, ne parlo come classe politica e classe culturale e sociale, per anni, finché la questione, la tematica non si è mossa, nel senso che socialmente, nel dibattito, nella percezione collettiva, c'è stata una sorta di liberazione di argomento, che abbiamo detto ok, prossimo tema, crisi economica, Covid, a parte che i governi sono stati parecchio stranetti quelli dopo, nel senso che era difficile immaginarsi un progresso sulle unioni civili da un governo guidato da Lega e 5 Stelle insieme, che era tanto strano e ha fatto cose veramente tanto strane. Per esempio, entrare nella Via della Seta, un accordo, non c'entra niente, ma ragazzi, un accordo di investimento infrastrutturale con la Cina, l'Italia è l'unico paese occidentale, cioè l'Italia, uno stato dell'Australia e poi tipo paesi alleati vicini alla Cina, africani, cioè siamo l'unico paese, cioè quello che fa un governo conta, e un governo fatto da Lega e 5 Stelle ha fatto robe proprio stranette, tipo questo, tipo delle manifestazioni contro la Francia in supporto ai gilet gialli, cioè delle robe veramente un po' random, quindi figuriamoci se andavamo avanti sui diritti civili.
E quindi la questione è passata un attimo in cavalleria, no? C'è stata una sorta di liberazione collettiva e nel frattempo la società è andata avanti, perché ora il problema è anche che quando la società non si interessa a una cosa, quella cosa non succede perché non c'è quel momentum mediatico, e il momentum mediatico sui figli delle coppie omogenitoriali non c'è perché nessuno gliela frega niente. Ma non me ne frega niente a me di fare una battaglia sui figli delle coppie omogenitoriali quando io, che ho un figlio con un'altra donna, non vivo alcun tipo di problema nella società, nel quotidiano. Perché dovrei mettermi a fare una battaglia? Nel senso, a livello sociale, a nessuno interessa che mio figlio abbia due mamme. Infatti il dibattito pubblico è tutto quanto sulla gestazione per altri. Appena si parla di riconoscimenti dei bambini, si parla di gestazione per altri, che è un po' un problema, perché non c'è nulla di più distante dalla mia esperienza, dalla mia necessità di diritti, creata di un nucleo familiare composto da due mamme e un bambino, di quello che può essere quello di una coppia di due uomini. Perché siamo distanti, siamo esattamente dall'altro lato dello spettro. Noi abbiamo due uteri, loro ce ne hanno zero. In mezzo ci stanno il 90% delle coppie composte da un uomo e una donna che hanno problemi di fertilità e fanno riferimento alla gestazione per altri, che è il 95% dei casi in Italia. Poi ci sono il 5% di due uomini, abbastanza raro. E poi c'è il caso delle donne, che nel caso delle coppie omogenitoriali è la stragrande maggioranza, perché le donne vogliono più figli, perché hanno due uteri, perché hanno tutte quelle cose là, cioè è normale. Quindi non c'è niente di più distante da me, mamma, con un'altra mamma che cerca un riconoscimento puramente legale, di una coppia di due papà, per quanto, cioè è proprio una questione biologica. E quindi boh, ci siamo un po' annoiati da questo discorso, perché socialmente non è affascinante. Cioè, ok, quello c'ha due mamme, boh, vabbè. Politicamente, di certo non c'è interesse da parte di un governo che fa della narrazione della famiglia tradizionale un grande tema chiave, ma lo fa strategicamente, perché su quello si può avere un po' di visibilità sui conti. Poi qua abbiamo Luca, che è un esperto di questo. Siamo legati con delle manette su quanto possiamo spendere a livello, per esempio, di conti pubblici da parte delle regole europee. E quindi su quello fai un po', ti muovi un po', tipo sul Made in Italy, figli dei genitori, ok. Però boh, ci siamo un po' arenati in questa specie di spirale strana. Ma senti, voltiamo decisamente pagina e parliamo della parte del libro in cui tu racconti e provi a spiegare un po' la politica italiana. C'è un capitoletto molto interessante sui sindaci, sul ruolo del sindaco, che tu definisci il mestiere più difficile della politica italiana, a fronte delle enormi responsabilità legali, di uno stipendio piuttosto misero. Come sei arrivata però a questa definizione? Poi volevo allargare la discussione ovviamente anche all'assessora, per capire se si riconosce in questa definizione che ha dato Chiara. Beh, avendo qui diciamo l'esperta della difficoltà di essere sindaco, insomma, nella giunta locale. O nella giunta, passo subito la parola, però i sindaci hanno tantissime responsabilità legali, e questo si ricollega al fatto di come la giustizia in Italia sia entrata in un ruolo che è un po' fuori da quello per cui è stata pensata. E lo è nel caso dei diritti, lo è nel caso del riferirsi alla giustizia su questioni amministrative, perché si va in tribunale su cose tipo c'era una buca nella strada e lì zac, letteralmente c'era una buca nella strada, ho fatto un incidente, vado in tribunale, la colpa è del sindaco. E comunque la politica è una cosa che si fa sul territorio, cioè noi possiamo raccontarcela tantissimo, ma la politica si vive sul territorio, perché se un cittadino, ora a Roma siamo in questa piccola bolla in cui c'è Palazzo Chigi, ci sono i presidenti del consiglio, ogni tanto cambiano, vabbè, però alla fine il legame diretto che c'è tra il cittadino e il politico locale è fortissimo, e poi il cittadino va a votare il politico locale, va a votare sul territorio, e laddove sul Parlamento questo legame si è molto perso, anche con la riduzione del numero dei parlamentari, a livello del comune invece credo sia ancora molto sentito, soprattutto nei comuni, ora Torino è grande, però nei comuni un po' più piccoli. Perché una persona dovrebbe andarsi a prendere la responsabilità di tutto, così tante cose? Ci deve credere tantissimo, deve volerlo tantissimo. Tocca a me. Allora, io faccio politica, dunque sono nata nel
Accadere una storia, però sono nata nel 1984, ho iniziato a fare politica a dei livelli molto diversi rispetto a quelli di adesso. Nel 98 ho iniziato a fare politica attivamente in un ruolo elettivo nel giugno del 2016, ed è vero, no? Cioè, l'elezione comunale è l'elezione più difficile che si possa avere. Poi io ho anche tutta la mia teoria che bisognerebbe anche modificare la legge elettorale dei parlamentari e prendersi le preferenze anche lì, ma quello è perché me le prendo io, non capisco perché non se le possano prendere anche gli altri, e questo è un altro discorso. Lo dico adesso, ma tanto tra 5 minuti cambio di nuova idea. Fare l'amministratore è il mestiere più bello del mondo. È molto faticoso. Forse ieri sera avevo l'altro ieri sera avevo un altro punto di vista. È faticoso perché? Perché non riesce ad arrivare a tutti. Cioè, la città di Torino ha all'incirca 860.000 abitanti, ne prendiamo 5.000 all'anno, che è tantissimo. E tu vorresti davvero spiegare perché stai facendo una cosa singolarmente. Ovviamente non ci riesci. Poi puoi usare tutti gli strumenti comunicativi, fai il post su Facebook, lo metti su Instagram, mandi la newsletter, in realtà funziona solo il buca buca, perché solo quello continua a funzionare, sia a livello di campagna elettorale che a livello comunicativo quando uno è eletto. I social quindi invece non funzionano, è interessante. Sì, funzionano per una bolla in cui noi ci... Ti dico, ah, che bravo, ho preso 100 like. Sì, però nel mente siamo comunque 861.000 che non hai raggiunto. È bello, ma è molto faticoso. È faticoso per una questione anche di responsabilità del tipo. Al netto della buca, che è sicuramente importante, al netto del fatto che una gara gestita da una tua società di cui sei proprietà va male e tu finisci sul registro degli indagati, senza motivo, cioè non hai indirizzato la gara, non hai messo neanche una firma, e va bene. Stringi la mano a chi era albanese, domani l'arresto, scusa, no, è per dire, c'è un, io sono sul palco con chi era albanese, anche lì vai in procura e dici, cosa sai di chi era albanese? Ma non lo so, ma mi hanno obbligato a fare una serata con lei e... Vabbè, per dire. Siamo usciti stasera, io No, io vediamo. Sì. Magari ti capita al contrario, ti lascio il numero. Però cosa succede? Il sindaco è la massima autorità sanitaria, più o meno questa cosa la sanno quasi tutti. Noi firmiamo i trattamenti sanitari obbligatori. Cioè, ogni tanto mi arriva un foglio in ufficio, arriva questo omesso comune che mi dice: assessora, deve firmare un TSO. Io praticamente mi arriva questo foglio in cui autorizzo il medico Mario Rossi a effettuare un trattamento sanitario obbligatorio al cittadino Pluto, perché il medico Caio dice che bisogna fare il trattamento sanitario obbligatorio. Ma io che competenze ho per sapere se bisogna fare il trattamento sanitario obbligatorio? Cioè, perché? Vi cito questo caso, questo esempio, perché non è un caso. Quando a Torino, purtroppo e tragicamente, morì un cittadino in Piazza Umbria, l'allora vice sindaca della città di Torino, Eli De Tisi, finì sul registro di indagati. Ma perché? Perché? Ci fu un processo su quella vicenda. Poi lei venne archiviata per dei motivi che non vi sfuggiranno, visto che aveva messo solo una firma. Però questa è una struttura del sistema che non può funzionare. Al netto di quanto venivamo pagati, tanto, poco, tanto rispetto ad un operaio, poco rispetto a un consigliere regionale, un parlamentare, non è uno scalda i cuori questo dibattito qui. Ma se noi dobbiamo vedere la differenza tra le responsabilità che io ho quotidianamente e quella di un consigliere regionale, non del presidente della regione, oppure che il sindaco di una città grande ha... Che guadagna il triplo, possiamo dirlo. Ma non il triplo, noi non prendiamo un lordo che fa schifo, sono pubblici, non è che ve lo dico anche, prendiamo 9.000 euro lordi, quindi un netto di 4.500 euro, un consigliere regionale prende circa 2.500 euro in più della sottoscritta. Al netto della mia situazione, poi chiaramente... Secondo te è più impegnata, ha una quotidianità, proprio un'agenda quotidiana più piena? No, non è una questione di... No, è una domanda, perché poi... Allora, la politica tu puoi avere anche a livello più basso un'agenda piena, dipende come lo interpreti il ruolo. È una questione di responsabilità. Noi non abbiamo una copertura assicurativa, non abbiamo una copertura... Cioè, se domani c'è una buca, io l'avvocato me lo pago. E non è che proprio gli avvocati, no, cioè, non si facciano pagare, giusto? Ecco, però per dire... E la tutela, non riusciamo in nessun modo, non sai mai a chi stringi la mano, no? Soprattutto in questi giorni il dibattito è piuttosto sentito. Allora, non è una questione, secondo me, tanto di stipendio, alzi lo stipendio, abbassi lo stipendio, quello, cioè,
il parlamentare viene pagato tanto per una questione di corruzione, no? Perché tu hai uno stipendio tranquillo e vedi di prenderti le bustarelle. L'ho tagliato un po' con l'accetta, però è così il motivo di fondo. Questo non vuol dire che debba prendere come parlamentare più del parlamentare. Bisogna far sì che tutti vengano tutelati. Perché purtroppo non sai mai se io faccio una foto, esco, qualcuno nel pubblico mi chiede una foto, Carola Messina, e domani scopriamo che Carola Messina ha fatto una rapina in banca. E che può essere plausibile, chiaramente. Sì, con quella faccia lì. Però siamo troppo esposti. Allora, quando una persona è molto esposta, purtroppo non ha poi alcuna tutela. E questo, in questo ordinamento, è un problema. Ma una prima soluzione quale potrebbe essere? Davvero garantire una tutela legale da questo punto di vista ad assessori, al sindaco? Sì, se la dessero almeno al sindaco saremmo tutti più tutelati. Ma allora, un po' bisogna uscire da questa bolla in cui il politico, non so, gira con l'auto blu, no? Perché poi ci sono tutti questi miti a sfatare, che giriamo con l'auto blu, che abbiamo la scorta, che viviamo tutti in centro, che non so, ce n'è tante, ve ne potrei narrare, che me ne arrivano tramite mail infinite. Bisogna, secondo me, un po' iniziare a spiegare perché il politico lo si paga così tanto, perché un parlamentare che maneggia cose importanti, per cose intendo la cosa pubblica, non gli si può pensare di dare 1.000 euro al mese, perché poi arriva il grande costruttore che ti dà la bustarella e tu la bustarella la prendi se prendi 1.000 euro al mese. Ve la faccio facile, perché purtroppo è così, perché su tutte le volte che io faccio un incontro c'è qualcuno che ci prova. Questo, poi ho un'etica molto alta, anche facessi da qualsiasi circoscrizione, ma non è che siamo proprio tutti uguali a tutti i livelli. Ecco, allora forse in questo paese bisogna iniziare a pensare che, al netto del taglio dei parlamentari, che è stata una cavolata che più grande non si poteva fare, perché non abbiamo risparmiato niente, perché non abbiamo più rappresentanza nei territori. Ecco, io mi aspetto che prima o poi questo paese affronti la questione economica a tutti i livelli, prima delle fasce deboli e poi di tutti gli altri, e soprattutto inizi davvero a creare un po' di rappresentanza, perché il parlamentare che è infilato nelle liste dal partito, dal mio, da quello degli altri, non ha poi più rappresentanza. E invece la rappresentanza tu ce l'hai se ti prendi le preferenze. Il taglio dei parlamentari ha avuto come conseguenza proprio di meccanismo di scollare ulteriormente questo rapporto tra il territorio e il Parlamento, che sembra spesso un posto estremamente distante, però poi in Parlamento, cioè, si fanno delle leggi pazzescamente concrete, cioè scritte complicatissime. Ecco, sai, ad esempio, secondo me un dibattito che bisognerebbe affrontare, al netto che non tutti possono fare politica, non tutti la vogliono fare, non tutti si vogliono occupare della cosa pubblica, ecco, io una cosa sulla quale lavorerei è che in Parlamento, che sia la Camera, il Senato, dove vogliamo, deve andarci chi una volta l'amministratore locale l'ha fatto, no? Perché quando poi il Parlamento vota una legge che taglia le gambe agli enti locali, è un problema, perché tu come non succede, sai. Succede da 15 anni a questa parte sistematicamente. Ma visto che abbiamo parlato anche delle mail che riceve l'assessora, delle critiche, delle lamentele, eccetera, eccetera, Chiara, tu hai anche un podcast che fai con il Post, che si chiama Politics. Quante P e quante C ci sono in queste... c'erano in questa frase, è una prova di, diciamo, di scioglilingua. Esatto. E tu ti occupi anche di, appunto, sciogliere questi temi che potrebbero essere complessi, per esempio questo del taglio dei parlamentari, oppure quello legato allo stipendio degli amministratori locali, insomma, appunto, a cercare di panare un po' queste questioni complesse per spiegarle poi a un pubblico di ascoltatori. Poi questo è anche un po', se vogliamo, l'obiettivo del Post, il suo obiettivo fondativo. Volevo chiederti, ci sono dei temi che secondo te sono particolarmente ostici per il pubblico italiano, per gli ascoltatori italiani, per i lettori italiani, dal tuo punto di vista? Cioè, quali sono i più difficili da spiegare all'interno della politica italiana? Questa è una domanda molto interessante. Facendo questo podcast, peraltro, che conduco da qualche mese, c'è stato un cambiamento di conduzione. Prima lo facevo con Francesco Costa, ora con Marco Simoni, che è un esperto di politica che ha una formazione estremamente economica. E quindi ogni volta che prepariamo la puntata ci rendiamo conto che partiamo con delle idee molto molto ampie su che cosa è successo nella politica, su che cosa è interessante spiegare, e
l'80% delle volte, poi non sempre finiamo lì, sennò i numeri del podcast crollerebbero, però l'80% delle volte c'è una questione di fondo economica. Allora noi possiamo parlare di diritti, possiamo parlare di ideali, possiamo parlare di quello che vogliamo, ma la politica si fa con i soldi. I soldi permettono di finanziare qualsiasi cosa. Le leggi, ogni legge deve essere bollinata dallo Stato, dalla ragioneria del Ministero dell'Economia, che deve dire ok, questa legge la possiamo finanziare. Per esempio, un tema quando erano state approvate le leggi sulle unioni civili era stato proprio che ci fossero le cosiddette coperture, quindi abbastanza soldi per pagare le pensioni di reversibilità aggiuntive che davamo a, diciamo, tutta una nuova classe di cittadini, gli uomini che stavano con gli uomini e le donne che stavano con le donne. Allora, la cosa che secondo me, quando leggiamo i giornali, chi legge i giornali, chi parla di politica con gli amici, eccetera, deve sempre tenere a mente, ovvero il punto di partenza, è che la politica si fa se ci sono i soldi. Servono i soldi, i parlamentari li pagano ai partiti, i partiti li ricevono per fare la campagna elettorale. Costa prendere spazio, costa avere un social media manager che magari non nel caso di un profilo personale, ma nel caso di un partito o di un politico, aiuti ad aumentare la comunicazione e raggiungere i cittadini. E questo è importante, capire i meccanismi economici alla base della politica è fondamentale, ed è quello che dicevo anche prima quando parlavo della mia storia, della storia comune a tante famiglie, dell'adozione, perché poi non ci sono solo le coppie omogenitoriali, ci sono tantissimi temi, per esempio sulle persone che, i migranti che arriva in Italia e cerca delle garanzie, una cittadinanza per avere accesso a degli altri servizi. Ecco, in tutti questi casi alla base ci sono i soldi, chi paga per cosa, e bisogna stare attenti che le leggi vengano fatte in modo che ci sia un buon equilibrio tra chi paga e chi riceve. Volevo fare una domanda simile, forse un po' diversa, all'assessora, e cioè chiederle qual è l'aspetto del suo lavoro che trova più difficile da comunicare alle persone che abitano a Torino, ai cittadini e insomma ai suoi elettori ed elettrici. Tutto quello che fa, cioè, la comunicazione è difficile sempre, no? Perché dipende anche da chi legge quello che noi scriviamo. È chiaro che nell'arco di una giornata tu fai tantissime cose, no? Magari ne racconti due. Oggi ad esempio ho fatto 8 appuntamenti molto diversi tra di loro. Il primo l'ho fatto al Cimitero Monumentale, l'ultimo l'ho fatto in ufficio dal sindaco, chiaramente quello non è pubblicabile, però nel mentre o magari ho incontrato due cittadini e sono andata a tagliare un asso da una parte, poi abbiamo inaugurato corso, ne abbiamo fatte tante. È chiaro che tu devi fare un po' di selezione, no? Oggi c'è il 78esimo anniversario dell'apertura delle porte di Mauthausen, e allora abbiamo deciso di puntare su quello. Un cittadino ha commentato, ma non mi dice che ha aperto anche corso Venezia. E no, sì. Però comunicativamente tu decidi di puntare su una cosa piuttosto che un'altra. La cosa più difficile da comunicare adesso è comunicare, perché io che sono una che vi raccontavo prima che incontro le persone alle 7 del mattino, lo faccio perché è giusto che il cittadino sappia che ci sei, perché poi molti mi vedono in aula, molti mi leggono sui giornali, e quando leggi, al netto di... che siete bravissimi, cioè voi giornalisti, non è sbagliato uno. Ci sono delle volte in cui io esco con delle dichiarazioni e il titolo è tutta un'altra roba. Non è che non capiti mai che uno si fermi al titolo e non legga il contenuto. Capita praticamente nel 95% dei casi. E allora, ecco, la cosa più difficile è non riuscire ad arrivare a tutti, ma non per stare per forza simpatica o per avere più voti la prossima volta o meno voti, ma per riuscire a spiegare come mai una persona, in questo caso io, intraprende una scelta che può anche non piacere a tutti, anzi di norma non piace a tutti, ma la prende per un determinato motivo. Ecco, riuscire ad arrivare all'ultima delle persone che non si interessa di politica, che non vota magari da mai il rinnovo di un consiglio comunale, ecco, una di quelle cose che a me piacerebbe fare. È sicuro che anche noi che scriviamo gli articoli abbiamo grande frustrazione verso i titolisti, che spesso sono delle persone che ragionano per motivi insondabili. Chiudeteli in una stanza, allora. E spesso molto criticabili. Voi, cioè, il mondo sarebbe un posto chiudete migliore. Chiudete in una stanza e ci solleviamo tutti la giornata. Volevo chiudere questa chiacchierata, poi chiaramente ci sarà anche uno spazio per le domande fra poco, chiedendo a Chiara
Una cosa che mi è venuta in mente appunto verso la fine del libro, tu in questi capitoli hai sollevato tantissimi temi, il tuo libro è pieno di dati, di numeri, di informazioni, di storie, perché appunto volevi dare una visione un po' comprensiva e avere l'obiettivo ambizioso di spiegare e raccontare la politica. Immagino che scrivendo il libro ti sia capitato di voler dedicare più spazio di quello che poi hai dedicato nel libro a un tema, a una storia, a una cosa che è rimasta un po' in sospesa. Insomma, hai già un'idea per il prossimo libro? Guarda, onestamente, no, è interessante questa domanda, è trabocchettissimo. No, non ancora, perché ho la sensazione che quello che racconto in questo libro, ovvero questa fase particolare dell'Italia in cui c'è stata una sorta di primavera, una sorta di apertura che è stata dal punto di vista dei diritti con quello che abbiamo raccontato con i sindaci, ma anche con l'arrivo di Mario Draghi che ha cambiato per un attimo la prospettiva dell'Italia anche rispetto ai rapporti esteri, questo cambio completo del mondo che è stato dato da questo mix che è stato la pandemia e poi l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, che racconto nel libro. Diciamo, io apro tanti capitoli molto diversi, ne abbiamo affrontati alcuni, ma c'è un po' di tutto. Ancora lo stiamo vivendo e quindi ho la sensazione che questa grande fase, questa piccola era politica che stiamo vivendo, che è iniziata un po' con la mia storia, col periodo, diciamo, che inizia col 2020, con la pandemia, mio figlio è nato proprio appena prima, sia ancora in corso. Questa sorta di fermento, non c'è ancora un punto di caduta. Come finirà? Non è ancora chiaro. C'è un finale ancora un po' aperto. L'inflazione, i tassi di interesse, i diritti. La vincerà l'Europa che continua comunque a punzecchiare l'Italia e a un certo punto imporrà da fuori una sorta di standardizzazione o vincerà una sorta di chiusura, di ritorno al passato, a una visione più sovranista? Non so, non c'è ancora una risposta, quindi io sono contenta di questo libro perché ancora non dà tutte le risposte e credo che abbia ancora un po' di gambe per camminare e vedere dove va a finire. Quando poi si chiuderà questa fase io mi ritirerò penserai su un'isola, il prossimo libro. Perché il prossimo libro lo scriverò da un'isola caraibica, ho pensato. Certo, giustamente. E se volete venire a farmi da consulente, siamo benvenuti. Ecco. Volentieri.